è stato presentato a Perugia l'undicesimo Festival Federico Cesi Musica Urbis, una produzione dell'Associazione Fabbrica Armonica che anche per l'edizione 2018 ha previsto un ricco cartellone di eventi tra Trevi, Spello, Acqua Sparta, Spoleto, Todi e Massa Martana dal 27 luglio al 2 settembre. Nella proposta artistica, concerti, eventi enogastronomici, mostre, convegni e maratone musicali, pensati per dar vita al suono dei borghi, perché la musica viene intesa non solo come arte, ma anche come esaltazione della bellezza architettonica e paesaggistica di città e luoghi dell'Umbria. Altri appuntamenti, non so, sono tantissimi. Per la chitarra ospiteremo Marco Sosias dalla Spagna, per la musica antica sarà nuovamente presente la splendida voce di Emma Kirkby con noi, e quest'anno un'incursione anche nella TV, poiché il 19 di agosto a Foligno, per Pierino e il Lupo di Prokofiev, la voce recitante sarà quella di Paolo Conticini, che è un notissimo attore televisivo di Provaci Ancora Prof. Quindi ci è piaciuto unire la musica classica anche con quello che è più conosciuto, diciamo, dalle persone, anche dai piccoli, dai bambini. Insomma, è un'operazione dedicata anche e soprattutto a loro. Chiuderemo il main con lo Stabat Mater di Rossini, una produzione imponente, solisti importanti, è una produzione per solisti, coro e orchestra sinfonica, dove Annalisa Rospigliosi, la soprano, ha addirittura debuttato con Luciano Pavarotti. Quindi, insomma, il calibro degli artisti è sempre più alto di edizione in edizione. E allora spazio a oltre 60 eventi, di cui 40 ingresso gratuito, e oltre 26 suggestivi concerti serali, tra cui le maratone a cielo aperto, Choral Night e Guitar Night, nello spirito del convivium, con degustazioni di olio, vini biologici e birra artigianale, e poi mostra internazionale di liuteria, produzioni musicali inedite e spazi giornalieri riservati ai nuovi talenti della musica nella serie Fabbrica Armonica Giovani, con borse di studio per i più meritevoli. Saranno moltissimi studenti, ne aspettiamo circa 400 quest'anno, un po' da tutta Europa, e quello che facciamo abitualmente è mettere gli studenti in relazione appunto con questi grandi didatti e musicisti, e anche fare delle produzioni assieme ai ragazzi stessi. Il Festival Federico Cesi Musica Urbis tornerà poi il 21 ottobre per la sezione Houghton. Una grande operazione culturale, devo dire la verità, e di questo ringrazio Don Alessandro Fortunati, che ci ha dato la possibilità di farla, poiché eseguiremo per la prima volta dalla composizione dopo 300 anni un oratorio inedito di Antonio Caldara, che è stato rappresentato nel 1718 a Vienna, e il cui testo è di un Tuderte, molto importante poeta cesareo. Questa collaborazione, che dura da molti anni, fa sì che la nostra diocesi risponda un po' anche a un bisogno di cultura, a una povertà culturale, diciamo, da questo punto di vista. E siamo molto contenti, ecco, di questa edizione, anche di ospitarla, anche i suoi concerti di musica sacra nelle chiese. Questo legame è stretto, la musica viene seguita per dove è nata.